innanzitutto un saluto a tutti voi che siete presenti e ancora un ricordo a quella che è stata la manifestazione di sabato scorso, che è stata veramente bella. Io credo che alla fine tutti fossero molto felici per come è andata a tutti i livelli, quindi parlo dal discorso del pubblico che appunto si paventava dei rischi che noi pensavamo che non ci fosse, abbiamo anche celebrato durante il mondo quel giorno proprio per dimostrare come Anquata riteneva che fosse una giornata di festa, non una giornata di battaglia. E poi per la partecipazione molto vasta, per il fatto che davvero in questi casi si è uniti per un, diciamo un ideale che può essere, questo è un caso specifico, però come è stato detto anche negli interventi, si cercherà di andare avanti per un ideale che può essere l'ideale di democrazia, di autodeterminazione, l'ideale di buona etica, e l'etica deve essere negativa, penso. Si è parlato in questi interventi di progresso, ha parlato Manuel, mentre Alessandro ha parlato del Stato Minare, di questo modello di sviluppo non è il modello che noi vogliamo. Spesso sotto la termine progresso si nascondono le grandi nefandezze. Una parola che sembra quasi esorcizzare ogni critica, e non è vero. Il progresso, abbiamo tanti esempi nella storia che spesso il progresso è un'altra cosa, anche perché progresso non vuol dire spendere tanti soldi e fare tante cose, ci può essere anche un progresso nel diventare altro. Non voglio che questo ci fa di fare ricordo quando mi candidai per la volta, spesso sul secolo, che il sindaco dei Verdi. Non è così, nel senso è riduttivo per me. Questo dovrebbe essere un ideale che noi ha, cercare di tutelare il proprio territorio, cercare di quello che si chiama lo sviluppo sostenibile. Quindi il discorso poi accennato anche male il PIL, è ovvio che non si possa sempre guadagnare di più. Solo i finanzieri pensano che i soldi generano i soldi. Purtroppo è vero, però purtroppo questo ci porta in una situazione sempre peggiore che vediamo nella vita nostra di tutti i giorni. Il detto parlava appunto del fatto che ci sia la questione non si ponga neanche. Io qui sotto gli occhi il caso Ponzellini, che credo che basti questo nome, per chi conosce, per far capire cosa ci sta dietro. Ponzellini è stato arrestato domiciliare per 3 giorni, se non sbaglio, è il presidente del Bagino. E guardando la sua storia, il motivo per cui è stato arrestato, forse si possono intuire, ho sentito di questo termine, tante cose, certe opere possono essere andate avanti. Ringrazio Sanita per le parole anche di conforto, voglio dire che quando un'amministrazione prende una certa posizione in modo assoluto, certamente sono cose che non si fanno con leggero, non si fanno, come diceva anche Manuel nel suo intervento, per altri motivi, per opportunismo. Anche questo è una cosa che si può sentire dire in giro, ma vorrei capire qual è l'opportunismo di un'amministrazione per assumere una posizione di forte critica come quella che l'amministrazione di Anquata sta assumendo. Noi riteniamo, come è stato anche detto durante la manifestazione, che il primo dovere di ogni amministrazione sia quello di tutelare il proprio territorio e i cittadini. E questo è quello che noi faremo sicuramente. Come dicevano i vari interventi, certo non finisce qui. Sabato scorso abbiamo vissuto una bella giornata, una giornata alla quale devono seguire tante altre giornate, belle, brutte che saranno, ma giornate di impegno. Ognuno, come dicevo, dovrà farlo secondo quelle che sono le possibilità che ha di impegnarsi. Quindi è chiaro, anche scusatemi, anche una piccola critica. Quindi avrei desiderato che ci fossero più persone di Anquata presenti, ce ne sono state tante, anche perché il corteo era parecchio lungo, quindi anche dispersi, però una maggiore partecipazione mi sarebbe piaciuta di più.
questo, ma parlando con le persone, anche stasera, certo, però, parlando con le persone mi è parso di, secondo me tante persone proprio non sono ancora informate, proprio non ci sono bravo. Questo. E quindi l'azione che bisogna fare e anche il fatto secondo me di aver fatto questo consiglio comunale non a ridosso della manifestazione subito prima, ma averlo fatto adesso aiuta anche a dare informazione una seconda volta, a fare diciamo, una manifestazione dove aver destato la curiosità e adesso cerchiamo di lavorare, ognuno per quello che può, per cercare di far conoscere quello che sono al momento le verità dei fatti, le verità dei progetti, le verità delle situazioni. Si possono dire tante cose, siamo stati in regione l'anno scorso, ci sarà una richiesta chiara di dire ma qualcuno che è a favore del taglio, spieghi perché è a favore, ma lo spieghi per iscritto e giustificando in modo motivato, perché effettivamente il testo della delibera è abbastanza chiaro, mi sembra che siano situazioni difficilmente confutabili che devono far ragionare e riflettere e chi tiene paese, alla propria persona, alla propria famiglia, anche a ristabilire certi principi dovrebbe assumere una posizione decisa. E io quindi, concludo qui perché volevo parlare molto meno, però poi parlando si va avanti. E ringrazio ancora i partecipanti per questa presenza di questa sera, per le parole che hanno detto. Ringrazio anche il consigliere Pezzani per la forza con cui ha portato all'interno della giunta questa informazione giusta, essendosi occupati da tanto tempo di Piazza Valico, ha potuto portare anche un po' di storie che magari a noi erano